In compenso però late game worker veramente bene. Io di solito al 30° minuto però ho 750 stack. E quando torno in base utilizzo le skill per ricaricare gli stack, appunto. Attenzione perché qui l'ingaggio a parte di Blitzcrank non è buono il suo positioning, anzi fa abbastanza schifo. Pausa. No! No! Credo che Efias abbia sia stato disconnesso perché infatti c'è stato il lagghierino. E vabbè. Che gli si può dire? Purtroppo sembra che abbia laggato, non abbiano risposto i comandi e quindi è andato in mezzo a quattro avversari. Voi leggete la chat in questo momento? Sì, diciamo. Niente, Fias si offre in cambio, ma viene Non ci salvato! posso credere. Non ci posso credere. Hanno messo la pausa solo per coordinarsi in questa azione. No, no, spero di no, anzi, sarebbe stata comunque una bellissima azione in entrambi i casi, ma... Ai! Hai bloccato l'elezione a quattro persone così. Mi sa che Riven farà una brutta fine. Già. Anche a Mumu purtroppo. Qui hanno rischiato tanto, potrebbero chiamare il Baron. Sì, hanno la chiamata al Baron, però potrebbe compensare con sì, con Kalista che Quell'inibitore. può dare pressione nella mid lane. Uno deve difendere. Decisione di traddare due obiettivi per Del teleport. Tryndamere, però sta recallando, decisione di andare in mid lane. Non vediamo ancora le gemme attorno ai compagni, quindi manca pochissimo. Ah, ci sta rischiando moltissimo. Giurata benissimo le legend a livello attivo, proteggono tutti gli obiettivi e prendono il Baron, veramente bravi. Drago spawn fra 40 secondi, devono recallare adesso, curarsi, anzi sono tutti abbastanza in salute ora che vedo. Devono semplicemente aggiustare il loro drago. Vedere visione, attenzione Fias, ma che stai facendo? Mi sa che vogliono prolungare questa partita, no, vogliono semplicemente trollare. Non era malaccio, Davvero puoi vedere. poco poco. Con il Baron hanno aumentato il loro potenziale di sieging, però non riescono comunque a mantenere lo spazio. No, la mid lane, pushano la mid lane, vanno al drago probabilmente adesso, spawn 13 secondi, cosa stanno facendo? Non lo capisco, prendo un po' di tempo. Non capisco perché non vadano al drago adesso. Cosa che invece stanno facendo adesso gli Icon. Amumu, Ultimate, Flash Up, lo smite invece no. Questa non è una buona tempistica per avere lo smite down. Questo è un grave errore da No, parte sua. però guarda la posizione di Nesting, voglio puntare Deve l'obiettivo andare con la a per Bertrand. l'obiettivo. Vediamo se Però qui. c'è un problema, sono esposti sulla destra. Fai il grab. Sono spesso sulla destra, ma qui. C'è la ultimate, probabilmente da parte di Leona. Vediamo se arriverà. Arriva su Valor Flare, sì. Blitzcrank, ma c'è ancora la ulti di Kalista. Oddio, la ultimate, 5 uomini, qui probabilmente. Ora si deve salvare Kalista. Vediamo l'ingaggio da parte di Amumu. Riuscirà a prendersi le blank? No, non ce la fa. Riven si prende con tranquillità. Tryndamere. Riusciranno probabilmente a prendere l'inibitore da questa situazione. Dico che Hanno dovrebbe giocato comunque il 3 in molto, base. molto male gli Icon. Cosa hanno fatto? Sono andati a face checkare un cespuglio. Sono andati proprio troppo all in una situazione dove c'hai Amumu contro con flash e ultimate. Non puoi rischiare una cosa del genere. Sono stati giustamente puniti. Prendono l'inibitore, prendono la torre e se ne tornano con più soldi in saccoccia. Senza contare che comunque con la... Il grab! Oh mio Dio! L'hanno giocato Quasi. male però, l'ha giocato male Quasi. perché ha aspettato veramente troppo. Ma c'è poco spazio per fare l'ultimate al momento giusto. Gli è riuscito bene fin tanto che la loro visuale glielo permetteva nella bot lane. Qui nella mid lane dove c'è più spazio per guardare nella parte superiore della mappa, hai avuto pochissimo tempo per accorgerti del grab di Blitzcrank. Comunque dicevo, considerando anche il fatto che no, LeBlanc, Kalista lavora benissimo negli spazi stretti e che la salutiamo. Ciao LeBlanc, è stato un piacere. Invece Mamma. no! Arriva Riven, più Ma veloce Leona che deve mai! correre. O si mette da dai LeBlanc. piedi o rischierà male.
No, no, non rischia nulla perché tutto il team là, Ron, brutto errore, viene grappato Jushigo, riesce comunque a salvarsi. Dovrebbe avere la ultimate, no, l'ha appena usata giusto su Riven. Scusate, my bad. Ingaggio da parte di Amumu, ho rischioso il grab su Blitzcrank, non male. Prova a resettare l'auto-attack, ma non è il momento migliore per farlo perché Trindamere scappa fra le mani e non riesce ad annullare la sua. Continuano a pushare i mid nei ragazzi dell'Icon, probabilmente riusciranno a portare a casa questa torre, difendibile veramente. Stiamo parlando di Trindamere. Oh, preso. Un altro grab ancora, ma non possono fargli più di tanto danno. È un po', rimane un po' sad, non c'è nessun minion della giungla per cui curarsi. Si ripiegherà sul Gromp. Povero Giorgio, non gli fare nulla, non gli fare nulla. Dono di Ciorcio. È l'unica maniera che ha utilizzato Riot per non deludere i fan. Metterlo come buff. E poi dai, Algogran che è bello. Tantissimo. No, vabbè, se vai a prendere il lato mitologico ha il suo perché. Però Giorgio era quello vuotato. Uffa. Andiamo a pulire via la visione del cespuglio alla prima nemica. Questa partita è molto più close, ma secondo me anche perché Next Gaming hanno un po' abbassato l'attenzione. Sì, perché comunque Next Gaming basta un solo match per poter recuperare. Se continuano comunque a tenere basso il ritmo di gioco rispetto a quello incrementato dalla Icon over Phoenix, rischieranno comunque di rimandare la loro possibilità di vittoria. Decino di ruotare top le ragazzi Next quando c'è Krindamer che continua uno split pushing veramente selvaggio. L'inibitore è giù mid lane, quindi la lane pusherà da sola. Tre ragazzi top lane, probabilmente riuscendo a prendere questa torre senza fare difficoltà perché il team Icon è posizionato veramente veramente male, cioè, non riesce a contrastare questo push, secondo me un po' inaspettato. Provano a prendere la mid lane in cambio, assisteremo una best race, non lo so. No, però stanno per guadagnare comunque un'altra torre, essendo con quella della top lane. Quindi parità ancora di obiettivi. Non so quanto sia worth, perché Trindamere non sarà velocissimo in questo ritorno in lane. 1 contro 3. Trindamere. Vediamo cosa succede. Se top lane riescono a prendere la torre. Ce la fanno. Riescono a prendere la torre. E mid lane infatti non riescono a tenere. Torna anche Jarvan per salvare Legend in un bruttissimo positioning. Lo stun. Le positioning brutto anche da parte di Vayne. Che poi viene shottata. Il deathmark su di lei non basta. Attenzione perché qui stanno rischiando tantissimi ragazzi in Next Gaming. Con tre ragazzi nella loro base. Per loro fortuna pochi minion ad aiutare. Non faranno in tempo a chiudere la partita, ma potranno guadagnarsi in inibitore. Arriva Blitzcrank anche in tutta corsa. Per arrivare anche a Mumu con la ultimate, fai tanta paura. Il flash, il grab, un po' inutile. Attenzione perché viene shottata. No, ancora c'è la zia, la raffica. Mamma mia, il kiting impressionante. Kiting veramente buona da parte di Kevor. Qui Kalista in un brutto position, stanno rischiando veramente tanto i ragazzi di Next Gaming. Viene presa anche Kalista. E ci rimane Even e Zed contro tutti. Morta al rallentatore per Kalista. Veramente hanno abbassato troppo la guardia ai ragazzi di Next Gaming. L'avevo detto prima, me l'hanno riconfermato adesso. Un po' di vision riescono comunque a sgamare la posizione di Vayne, ma non scopre per la seconda volta dove si trova. E lei si rifà di una pink. Vediamo se riusciamo a prendere. Ciao, sono Trindamere. Ok. Non so se riuscirà a ucciderlo, ma vuoi tentare il face check? Non face check, attenzione. La ultima ti arriva fra 10 secondi. No, Efias. Riusciranno a fare il drago, il grab che non va. Sì, Efias manca la combo e rischiava di essere grabbato. Certo, forse non c'era nessuno a disturbarlo, ma tant'è. Questo è il terzo drago da parte dei Next Gaming. No, il secondo della lista. Ah, scusa, il secondo. Sì, per fortuna che abbiamo il counter qui sopra sulla mappa. Gol del Baron, buona da parte degli Icon, però c'è il follow up. Spottati dalla Pink però, e anche dalla Vision. Vediamo se sarà anche questo il true del Baron.
e il grab su Jarvan. Di nuovo giocata male la combo e ne prese le blanche. Non riesce a stare il Baron a Mumu. Arrivano tutti su Vayne, deve morire. Vayne ci rimane, Kalista può fare free DPS e GG. Riescono comunque a negare il Baron. Trinidad è stato sfortunato perché la sua ultimate era ancora in cooldown, quindi non poteva resistere al trade. Mentre tutti gli altri, beh, diciamo che non avevano le molte opzioni di gioco. Però possono approfittare per guadagnarsi finire almeno una torre, se anche due. Forse anche il game, perché ci sono Kalista, Zed, ci sono tantissimi DPS, vedremo se ce la faranno. 5 secondi per le blanche. GG. GG. Wow. Senza parole anche Paolo Cannavi. Come, scusa? Senza parole anche te. Sì. Sono state delle belle partite comunque. Ancora il bug maledetto dello spectate mi dà. Sì, dovremmo purtroppo subire questa condizione. Allora, niente, esco, rientro, che rottura, non possiamo vedere le stats. Allora, qua però aspettiamo Broderino, organizzatore ufficiale. Ciao, ragazzi. Eccoti qua. C'è qui. Allora, 3-0 secco, sto cazzo di team Next Gaming sono forti, eh? Sì, hanno giocato abbastanza bene. Bellissimo. Mi dispiace per Jacopo, per Phoenix, erano riusciti a ribaltare la situazione. La cold del Baron è stata la loro condanna a morte. Sì, infatti. Bottati da una pinca nascosta all'interno del cespio, si sono fatti, diciamo, prendere alle spalle, considerando che Blitzcrank ha allontanato il jungler. E poi è andato in mezzo sulle blanche, tutti e quattro sono nella Baron Pit, arriva Momo, ed è... Stan, AOE. E Cataclysm su tre personaggi, e non di quelli buoni, tra l'altro. Forse speravano più, diciamo, nella sopravvivenza di Tryndamere, in quanto avrebbe comunque distrutto ogni singolo membro, ma andando in Rage mancavano ancora 30 secondi. Ma scusa, chi ha vinto in Next Game, giusto? Sì, 3-0. Scrivono 2-1 in chat. No, ha sbagliato. No, è Ginger Zara. Vabbè, no. No, è Ginger che ogni tanto trolla. Ginger. Senti, faccio disposto per l'intervista? Sì. Non so se vuoi, vabbè, dopo sta a te decretare il vincitore finale. User left your channel. E che gli raccontiamo a questi? Io non ci parlo, ci parlate voi. Ma come? Ehi, devi fare anche te il tuo dovere qui. Vuoi intervistare adesso? Sì, sì, l'intervisteremo adesso. E ci saranno anche le domande di Paolo Cannone. Ah, pure io. Critica molto, mi raccomando. E via, dai, quasi hanno giocato Blitzcrank per te. Dai, su. Hanno pure copiato la build. Non ti senti un po' sporco dentro per questa cosa? Ha giocato malissimo. Blitz. Hai visto i miei grab? Tutti imparati da lui, dico. No, ma è stato bello che leggevo anche la chat. Alla chat leggevo EPS Cannone. Attenzione qua. Ah, io so soltanto una cosa: la più grande forma di ammirazione è l'imitazione. Vero, vero, Poi magari l'ha fatto pure le sfotte, però già l'idea è carina. E più dai, Xioi, pure te devi fare un po' di domande. Ti hanno giocato Tryndamere e l'hanno giocato pure bene. Infatti dirò Honor Tryndamere, Honor Tryndamere. Allora, vero, peccato, sembra. Ben arrivati. Con Legend degli Icon. Oh, eccoci qua, vabbè, signori. Buonasera, grandissimi game. Prime impressioni, più che altro da parte del torneo.
E come vi siete trovati? Bene, dai, è stato bello. Un po' lungo, perché alla fine, dai, sono durato quasi 3 settimane, è durato, però alla fine è stato carino, siamo contenti di aver vinto. Invece la parte di Icon? Anche per noi è abbastanza tranquilli. La durata non ci ha molto, non ci ha preso molto, anzi, abbiamo preso molto, molto tranquilli questo torneo, ci è piaciuto. Mm-hmm. Siamo divertiti comunque, anche se siamo arrivati secondi, ci siamo molto divertiti. Sono stati 3 match particolari, voglio iniziare a dire con questo. L'ultimo avete dato, entrambi le squadre hanno fatto un onore per i due caster. In questo caso abbiamo ospite d'onore Paolo Cannone. E soprattutto il pick di Trindamer, che era richiesto da Xioi. Speravo anche un'altra quarta partita, ma pazienza in questo caso. A parte questo, cominciamo un paio di analisi, diciamo, da parte delle vostre squadre. Abbiamo visto il primo match che era ben guidato da parte dei Next Gaming. Niente male, anzi, avete dato un'ottima prestazione. Avete studiato anche voi questa volta la team composition? Ah, aspetta che la sto prendendo. Non me la ricordo. La memoria deve solo quella, dopo un po' mi sono dimenticato. No, perché abbiamo fatto una rima in mezzo e non riuscivo a trovarla. Perché so che voi di Next Gaming comunque avete passato molto tempo anche a studiare anche le altre squadre, quindi avete sicuramente proposto, diciamo, dei primi setup di team composition. Non soltanto quanto per i ban, però ho visto già un team composition presentato da voi, così. La seconda l'avevamo già presentata in questo torneo, la prima no. Era abbastanza uno stomp in lane, cioè dovevamo vincere le lane e poi snowballare tutta la partita. Quella era la prima, questa era la comp, quindi abbiamo preso tutti i pick confident per vincere le lane, semplicemente. Da parte invece degli Icon over Phoenix, ho notato invece che avete fatto dei ban mirati dall'esperienza del primo match. Come vi siete organizzati dopo che avete, diciamo, studiato la situazione per il secondo match? Come ribaltarla? Sì, diciamo che ovviamente il risultato ci è andato un po' a sfavore, ovviamente. Però il nostro obiettivo, dopo aver visto come è andato il primo match, era cercare di sfruttare, tra virgolette, la debolezza della bottom lane dei Next Gaming, perché comunque almeno da parte nostra non li abbiamo sentiti un pochino più bassi rispetto agli altri, mi dispiace. Però diciamo che eravamo molto confidenti, almeno noi come duo lane, ovunque nella mappa, e quindi abbiamo cercato di sfruttare questo vantaggio nostro strategico per aiutare un po' tutto il team nella sua completezza. Ci è andata male, diciamo che nella seconda partita abbiamo di fatto swappato, personalmente mi sono divertito come un pazzo, però vabbè. Abbiamo swappato, abbiamo tentato tutto quello che sapevamo, però ovviamente eravamo un po' fuori allenamento. Possiamo ovviamente tirar fuori tutte le scuse del mondo, però meccanicamente loro erano molto maggiori rispetto a noi, molto più bravi. Meccanicamente, come rotazioni, gli obiettivi li hanno seguiti meglio di noi e sono stati bravi, ovviamente la vittoria se la sono meritata. Noi abbiamo cercato di sfruttare in ogni partita il Blitz Frank storto. È stato veramente difficile, alla fine hanno vinto comunque, qualunque cosa avessimo provato, anche con il Trindamer di disperazione, che comunque era richiesto da tutti. È stato bello, Trindamer ha funzionato, però alla fine il nostro Baron, perché ci siamo abbracciati 2 volte in 2 partite al Baron, una volta per la disperazione, una volta per cercare di snowballare, entrambe le volte è stato il Baron della discordia, cioè della distruzione del nostro team. Mm-hmm. Quindi esaminiamo anche una situazione che è capitata nel secondo match. Il team composition era concentrato da parte, diciamo, dei Next Gaming sul il controcontrollo della pressione su tutta la mappa. Infatti ci siamo ritrovati Twisted Fate, Pantheon e Irelia, che avevano possibilità di muoversi su tutto il gioco. Infatti Pantheon ha visto che ha invaso più di una volta nella giungla, soprattutto quando è rimasto al secondo livello dopo che ha fatto il Gromp. Dato che comunque queste decisioni le avete già, cioè sono decisioni che avete preso durante la Champion Select, cosa stavate pensando in quel momento, mentre stavate vedendo i primi champion piccati? Qual è la strategia che vi stavate ponendo? Ma stai parlando con me o con lui? Entrambi, perché comunque entrambi stavano pensando comunque a un game composition basato sul roaming di tutta mappa. Secondo me, il secondo game è basato sullo split push e non farsi mai ingaggiare.
e non ingaggiare mai 5 contro 5. Perché se vedi, se vedete poi il replay, giocavamo con Twisted Fate bot, Irelia o Pantheon top e in 3 mid. 3 mid con Sivir che ulta, se io non mi faccio prendere come un coglione come è successo, non ti possono mai ingaggiare. Quindi continui a pushare, poi sei un Baron ancora più semplice, piano piano prendi tutte le torri. L'obiettivo è prendere torri e obiettivi fast, prendere tanti gold subito di vantaggio. Dire kill non ti importa più di tanto, l'importante è pushare velocemente e prendere le torri, anche perché poi in late game potresti soffrire un po' di più, soprattutto se hanno hard engage, che però non mi ricordo se avevano V forse. Sì, ha più Vignar che poteva giocare. Intanto mi stanno insultando in chat, adesso la prossima volta vengono loro, soprattutto Efias viene a... Ricordi che è l'Uber. Esatto. Efias che giocava col Game Boy. Ogni volta andavamo a prenderci un caffè quando partiva la partita. Ah, bello. Giocava Pokémon. Terzo match, mai hai risaputo qual è stato la condanna a morte, diciamo, per Yagon over Phoenix? Quella call al Baron in cui hanno ignorato la presenza di una pink nascosta nel cespuglio del river. Ma quali sono stati, diciamo, altri momenti in cui entrambe le squadre stavano rischiando il troll? Quindi partiamo da Iron Legend. All'infuori, diciamo, della call al Baron, quali sono stati gli altri momenti in cui stavate rischiando lo snowball? Ricordare i momenti specifici è difficile in questi tre game. Ricordo alcune teamfight che non dovevano esserci, specialmente nel secondo game, se non erro, con Gnar, che avevamo iniziato una teamfight a scaglioni. Prima c'era Gnar, poi è arrivato Kennen in teleport e ulti mentre Gnar se ne stava andando via, e poi siamo arrivati noi dopo, quando ormai era il gioco finito. Quindi è stata un po' una teamfight veramente, tra virgolette, triste da parte nostra quella, e me la ricordo perché di fatto ha aiutato tanto il team Next Gaming comunque. Non mi ricordo benissimo altri momenti. Ovviamente le nostre call al Baron questo giro, se di solito riescono a funzionare o comunque prendere bene i team alla sprovvista, questo giro di fatto anche per quella pink nel terzo game erano, ci hanno portato più Yella che altro. Ovviamente a livello di team fighting abbiamo provato, ma oggi sfortunatamente eravamo molto molto divisi. Anche il nostro DKR, o io di solito ho tentato in tutti i modi, di come è il mio lavoro, di tenerlo in vita, ma spesso e volentieri durante le team fight nemmeno lo vedevo perché era talmente distante che non riuscivo a raggiungerlo. E poi ovviamente per tutti i game praticamente mi sono visto bannare sia Morgana che Janna, ero lì che piangevo sangue, però fortuna ci sono altri support, quindi ho provato un po' ad aggiustarmi. Invece da parte di Xado, diciamo, un momento in cui stavi rischiando il troll nel terzo game. Sì, soprattutto per colpa di Riven, perché a parte il fatto che, dato che ci ascoltano in 100, se volete giocare in top da noi, un posto è libero, provateci. Perché povera Riven. Mai. No, vabbè, comunque ha piccato, cioè è scarso con Riven. Ha piccato Riven perché c'ha la skin figa, quindi doveva far vedere che figa, capito? Era figa la skin, anzi. Sono solo la skin, però. Poteva andare peggio, per quanto mi riguarda, contro The Rindamer. No, vabbè, comunque c'è stata una colla al drago che gli abbiamo detto tippa, tippa, gabbo tippa, 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 e non ha tippato, e alla fine... Ha tuppato, Ma soprattutto è molto arrivato fortunata. Dopo, quando eravamo era già finito il team fight, molto utile, devo dire. Infatti gli ho mandato un sacco contro quel game lì. Dato, tu devi anche pensare che sta molto sfortunata, c'è cioè una sola possibilità su te che Trindamer avrebbe la crittato e c'è 78 danni. Vabbè, ma è Trindamer, lo so tutta LOL che Trindamer critta sempre, cioè anche già 10%. Ma una su tre, capisci? Ti ha detto male, l'unico colpo che avrebbe potuto distruggerti in quel caso. Sì, ma diciamo, lo sanno che anche con l'8% lui critta il 90%, quindi io non capisco, vabbè. Primo match invece, questo facciamo un passo indietro. Primo match ho visto il team invece di Yagon over Phoenix che si è presentato con un team all-in. Io ho un po' criticato la scelta di Victor per l'all-in. Non so se per voi magari è stato l'anello debole, questa ovviamente è una mia supposizione. Ma nel caso potesse, diciamo, cambiare un pick dal vostro primo match, quale avreste cambiato per farlo funzionare?
Sinceramente, non saprei, perché almeno personalmente, per come riguarda anche la mia conoscenza delle meccaniche del gioco, durante la Champions Select, quando abbiamo scelto Victor, era vogliamo testarlo, e il nostro problema è stato quello, cioè noi queste tre partite sono state semplicemente allenamento, perché volevamo testare delle comp, volevamo testare delle strategie, volevamo testare qualcosa contro ovviamente un team che sapevamo di essere di livello più alto rispetto al nostro, comunque sulla carta. Poi ovviamente io ho fatto delle mie critiche riguardo la bottom lane e le next gaming, quindi non può abbassare. Ti aspetta fuori, se non ti preoccupare, ti ricordo che è russo, è perché c'ha gli amici. Quindi noi ci siamo, abbiamo il nostro mindset era principalmente allenarci e, a meno personalmente, anche divertirci, perché mi sono divertito moltissimo in questi tre game, anche se sono state tutte e tre sconfitte. Pick forse al posto di Victor, avevamo una mezza idea di prendere Xerath, però non c'era la vera strategia dietro, almeno io non sapevo bene. Di solito il mio mid laner che ha la sua idea, dicendo io se prendo Xerath magari sto più indietro, riesco a fare meglio team fight e cose così. Comunque siamo stati sconfitti sul warding, perché c'era anche stato detto che la nostra giungla era un giardino di ward, e lo sapevamo, sì. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma Jarvan girava, continuava a piazzare ward, era veramente difficile per noi stargli dietro, anche perché la nostra Sejuani è più lenta. Scusami, è caduto precisamente quando Nami stava cercando di pulire le ward, infatti aveva il trinket con l'upgrade, ma c'erano ancora due pink posizionati sulla parte più esterna dell'entrata della giungla e sul drago, quindi comunque avevano abbastanza tempo per organizzarsi a una controffensiva. Sì, come avevo già detto prima, infatti almeno da parte mia, per come riguarda la mia visione di come sono andati questi game, siamo stati battuti sia meccanicamente che tatticamente, anche per esperienza principalmente, una cosa che noi speriamo come team di poter poi riuscire a mettere a posto anche per il prossimo torneo, per fortuna, visto che ci sarà poi il terzo torneo. Puntiamo ovviamente a migliorare su questo, e c'è stato utile giocare contro i Next Gaming, c'è stato molto utile anche e soprattutto per queste cose, per queste piccole strategie del warding aggressivo, del riuscire anche a fregarci con i vari TP, i vari Twisted Fate, Irelia col TP, Pantheon che jumpano ovunque in tutta la mappa, quindi dobbiamo cambiare un po' le varie strategie della comp e cose così. Tanto Xio, che vorrebbe aggiungere, diciamo, tra le domande? Chi? No, niente, ragazzi, avete già detto tutto, dei game trascendentali al di sopra del mio livello, quindi non posso che rimanere ammirato. Di domande, non saprei neanche cosa dire, mi è piaciuto molto l'ultimo game, molto divertente, con i pick quasi trollerini, poi con Tryndamere top che veramente mi ha fatto sciogliere. Però niente, domande di curiosità, ragazzi, ne avete già fatte, siete stati esaudienti. Beh, no, comunque volevo far notare la nostra combo con Efias di Blitz che ci è uscita due volte, ma è stata tanta roba. Sì. Una volta c'è LeBlanc che ci ha mandato in confusione anche me, che è tornata indietro, io, ma come cavolo hai fatto? La ballista comp ci stava lì. Sì. Io... già penso che il problema è che il vostro Efias no, il supporter, giusto? Sì. Era storto. Infatti a un certo punto, non lo dico con cattiveria, ma ovviamente a un certo punto c'era il mio jungler Musashi con Jarvan che diceva dobbiamo fare attenzione a Blitz, anch'io no, tranquillo, tanto è storto, ha grabbato, non ha neanche preso. E siamo continuati ad andare verso il drago. Però cose così, tanto per divertirci comunque. L'ultima partita, almeno da parte nostra, almeno seguendo le pick anche da parte vostra, è stato molto molto rilassante, cioè molto trollerina, come ha detto anche Montone. No, per esempio noi abbiamo giocato la seconda partita seria, perché abbiamo fatto una comp che conosciamo, che abbiamo fatto un po' di volte, cioè anche il Maokai support sembra un po' una trollata, ma non lo è. Infatti quella lì è, diciamo che è stato abbastanza, è finita in 29 minuti, è stato abbastanza stomp quella partita lì. Io quello che avevo detto in bot lane è che era pieno di azioni illegali, perché passa Kalista, passa che però il grab arriva dal punto di arrivo di Blitzcrank, quindi compresa l'ultimate di Kalista. Passa pure che Vayne schiva tutto il possibile, prende lo spazio più stretto, ma non muore. E poi si è fatto un cannone Efias in onore di Paolo, e quindi...
stato divertente il primo tentativo di balista, che sembrava più un proviamo un po' a vedere come funziona, che il grab che non ha funzionato ma comunque l'avevi assorbito e noi lì ma che cavolo. Però vabbè, qui ci stiamo perdendo qualcuno probabilmente. Cannone andato di traverso. Paolo, grazie della mia fiera, sei venuto qui stasera, grazie veramente. Ma che cosa, dai. Non te le palle, grazie comunque. Sei sicuro che non vuoi parlare con Efias? Perché te guarda, non me lo perché ha detto che ti coccia quando vuoi, ha detto. Guarda, è più scherzo di me, ho detto tutto. No, aspetta. C'è anche Andrea che ti voleva parlare, vabbè, dopo ti parla almeno, non ti preoccupare. No, ma c'era anche da Fax Up Bro che voleva coacciarti. Ma ho capito, quello mi vuole fare coaching per fare coaching al mio team, ma io il team ancora non ce l'ho, quindi non ho capito che cazzo vuole. Quindi, cambiare il mio coaching personale per un coaching di team, non ho capito. Ma infatti lascialo stare perché Paolo, gente che scherza. Cioè, non lo so, ma io gli ho risposto 10 volte, me lo continuo a dire, io soffro notte proprio. E tu rispondi quando vuoi, insomma, dai sta fatta spanza, cioè. No, non funziona così. Vabbè ragazzi, complimenti ai Team Next Game che sono giudicati la seconda edizione del torneo, complimenti anche agli Icon. Sono aperte le iscrizioni, lo sapete, se voi volete iscrivere siete benvenuti. Sono peccato che non c'è Samsala, perché le sue spiegazioni le avrei proprio volute vedere, perché comunque è uno streamer molto molto bravo e tecnico. Comunque io invece molto sono contento tecnico, che non ci sia, che ci avrebbe mangiato vivi. No, vabbè, ma sai come fa lui. Comunque, essendo superiore anche a me, a tutto il mio team, comunque mi sarebbe piaciuto parlare un po' con lui. Vabbè, ha una bellissima visione strategica. Esatto, sì. Oh. Peccato che non ho potuto intervistarlo se ci fosse stato. Peccato veramente. Ma secondo me vi avrebbe detto tutte le parole anche se avevi vinto, Oxado. Cioè, anzi, dicevo anche Icon. Secondo me di detto più, qualcosa, di cioè, più. No, c'è sempre durare qualcosa da dire. Gli errori ci sono sempre, non siamo all'LCS, quello è ovvio. Esatto, perché poi alla fine cioè, è uno che è andato sulla vetrina di League of Legends. Comunque uno che c'è. Cioè, vabbè, comunque ho finito, grazie. Bene, a questo punto ci sarà solo l'annuncio di Broderino. Come già detto, i Team Next Gaming hanno vinto il torneo, e secondi Icon over Phoenix, terzi Godei e quarto Resident Sleeper. Bravi complimenti ragazzi. Grazie. E a grande richiesta vogliono lo stream di Cannone. E va a dormire, buonanotte. Quindi, tieni la webcam accesa, basta che streammi te che dormi, va bene? Sì, non è che hanno detto che devi streamare LOL, hanno detto devi streamare, poi puoi anche dormire. È il famoso stream di Hotshot di 2 anni fa che dormiva e aveva comunque 6.000 persone a guardarlo. Bellissimo. È stato tipo l'effetto voyeur più grande del mondo, però vabbè. Sapete che lo potrei fare? Basta che non sia come il firmato che mi ha passato Paolo. Meglio se non sai. Meglio che non sai. Ok. Vabbè ragazzi, io vi auguro una buona notte a tutti. Bella. Grazie per essere stato con noi. Anche a te Paolo, ti ringrazio. Di nulla, è stato un piacere. Sì, ma mettilo nell'esofago con il microfono, Paolo. Te cosa si mette nell'esofago tua madre? Ah, ma zio, wey, non ci scordiamo. E qui molto probabilmente lo faremo alla prossima edizione, alla finale, perché non è stato molto pubblicizzato e tutto quanto per... ci sono 100 persone che stanno aspettando. Non so, cioè, te funziona il programma? Se funziona lo facciamo. Io ho il mio programma, sì che funziona. Uso Nightbot, che sorteggia un utente attivo dalla chat. Ma io posso partecipare? Vabbè, in teoria possono partecipare tutti. A questo punto, no? Ma un okay, giveaway di cosa? Di rabbia. Un giveaway di 10 euro in RP. Tu fallo partire il Nightbox, si chiama. Nightbot, quello che banna tutti, in realtà fa anche giveaway. Quindi lo facciamo sto giveaway. Era bello prima che c'eravamo in 300, adesso... Vabbè, dai, comunque è stata una promessa, la diamo, dai.
Perché no, è che vabbè, sai, potrebbe vincerlo anche chi si è collegato adesso, per dire. E vabbè, come volete, o sei te che glieli metti, quindi decidi te. Allora, questa qui. Sì, per la pausa, Paolo, infatti al prossimo torneo molto probabilmente la finale non la faremo con la pausa, o se c'è una pausa minima, che come hai detto te... La pausa da 350 è un peccato. Sì, infatti, ma però comunque perché uno è un team de... componente degli Agon, non poteva soltanto le 19, perché in teoria doveva essere le 18. Però però le 19 soltanto poteva. Forse era meglio se a questo punto iniziamo alle 19, 20 e 30. Visto che tanto sono stati 3 game, vabbè, vale a capire che erano 3 game, giustamente, come dice. Niente, allora partiamo col giveaway. Sì, vai, vai. Allora, praticamente funziona così. Viene estratto un utente casuale. Ah, c'è anche Sam. Ah, intervistiamo Sam. Ah, c'è anche Sam, se lo volete intervistare. Siete già andati via tutti? Ah no, ah vabbè. Comunque il giveaway è questo. Per partecipare basta scrivere qualsiasi cosa in chat, perché considera appunto gli utenti attivi, ovvero quelli che hanno scritto, che hanno partecipato in chat gli ultimi 10 minuti. Quindi ragazzi, se volete partecipare, scrivete qualsiasi cosa in chat e dopo partecipo pure io. Venite estratti. Sì, sì, potete farlo anche voi, tutti, anche Ginger partecipa. Scrivete qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, perfetto. Quindi, ma scrivete adesso? Sì, sì, adesso, adesso. Dovete intasare la chat. Non deve cliccare start giveaway. Esatto, dopo clicco start giveaway e esce fuori il nome. Ah, ok. Esagerato. La volta scorsa declino, carissimo, non devo dire altro. Conace è stato bannato, ma non ha scritto niente di strano. Ha spammato. quindi Sam declina l'intervista. Peccato, peccato. Ah, è vero, non posso sbandare da qui. Tanto per cento problemi di vision. Non mi hai capito. Boh. Non ho capito i problemi, Sam. Vabbè, fa lo stesso. E vi do ancora qualche secondo per spammare, quindi si vince. Ce l'hai, vince quello che non è. E dopo come funziona? Il dai te, Bruderino? Sì, ma aggiungono direttamente sul Game Track e XGSB Bruderino e poi insomma ci penso io, del codice personalmente. Ok, ok. Quindi ditemi voi quando far partire il giveaway. Io pure vorrei fare un giveaway a breve. Ah, ok, perché Sam deve tornare. Se vince Paolo io ricircuito. Ma se vince Paolo non lo so. Vedetevi voi quando startare, raga. Prima starti meglio, ho più possibilità. Penso che abbiano un po' tutti iscritto. Infatti danno subito il go, vai. Che ma che cosa? Vedo tanto sale. Vado? 3, 2, 1, via! Il vincitore è? Real Mitico! Real Mitico! Che non però... segue il mio canale, report. Ah, un minuto di tempo per rispondere, altrimenti si rolla un altro. Ah, ok, ha risposto. L'ha fatta, ha risposto! Allora, RP ma reported. Non hai dato il premio, DDK. Ma scusa, quelli che non follow non so, cioè il premio, scusa. Quindi mi date il premio. Giusto, James. Giusto. L'ha messo adesso il furbo, capito? Metti follower. L'ha messo adesso, mannaggia quelli voi. Che non follow non possono ricevere il premio. Dai, rifallo, mi dispiace, niente, Rial. Ma non lo sapeva nessuno. Sì, ma rifacciamo comunque. Non mi interessa un cazzo. Che dici?
No, ragazzi, ma cos'è sta roba? No, non mi interessa un cazzo. Che doveva avere il follow? Anche Paolo l'hai messo adesso, bastardo. No, Broderino, decidi te. Cioè, se fosse stato il mio giveaway, ovviamente avrei messo come requisito seguire il canale. Poi c'è anche la pagina Facebook, ma in tutto lo streaming non l'ho neanche citata, chi se ne frega. Dai. Ho scritto qua sul torneo di League of Legends il nome mio, XGSB Broderino, mi aggiunge e poi gli do il codice. Dai, va bene. Non è problema, quindi, dai. Ah, ok. Follow messo. Ok. Quindi niente, dai, giudicato a Real Militico. Bene, ora ragazzi, potete togliere tutti i follower e i mi piaci. Questo qui è la pagina Facebook, potete togliere i mi piaci alla pagina, dato che ormai il giveaway è finito. Anche io una pagina, se volete. Sì, la spammiamo subito. Dov'è? Ha capito che mi devi aggiungere sul game tag? Io la aggiungo, aspetta un attimo. Non so come funzioni. Allora un follow adesso. Basta che mi aggiungi. Dovete aggiungere Broderino sul game track, basta. Non so cosa sia. Com'è la tua pagina, Paolo? Dimmi il nome tuo, però magari mi aggiunge un altro. Te la posso impannate? No, Paolo Idolo. Mi hanno appena notato. Qual è Paolo Idolo? Puoi ancora scrivere. Sì, Paolo Idolo, sì. Ah, ma già ce l'ho messo, mi piace. Eccolo qua. Intanto mi scordo che già ce l'ho. Quindi ricordatevi di mettere mi piaci al Paolo Idolo, ospite di questa sera. Ovviamente anche al nostro Montone Gaming. No, prima o poi ricomincerò, prima o poi. No, hai detto che adesso hai fatto tutta la grafica nuova, non hai più scuse. Sì, devo settare il bot, devo settare la pagina quella di Twitch, c'è ancora un po' da fare. Io posso iniziare qualcosa a metà. Montone OP. Ma insomma, come si chiama Real, raga? In game? T'hai capito? Dunque, sì. Vedo risate. Allora, send message. Oh mio Dio. Non lo so, Real Militico? Ah, ok. Che devo fare, boys? Devi mandare un messaggio a Broderino in game e il nickname di Broderino in game qual è? X, allora adesso lo scrivo, chiedi l'amicizia. Che bello! Ma che è un'altra pagina? Ma che pagina è? Hai trovato la pagina di Paolo Idolo? Chi cazzo è Paolo Idolo? Ma non sei te? Ha vinto i 10 euro di Twitch. I 10 euro in RP l'ha vinto Icon Musashi. Come Musashi l'ha vinto. Ah, è lui? Sì, l'ha vinto lui. Infatti, infatti mi ha contattato su TS e mi ha detto che devo fare. Ho detto, ma chi sei? Ho preso Icon. Vabbè, dai, almeno uno di loro. Pensa se non è lui. No, però aspetta, potrebbe non essere lui in effetti. Beh, ma mandategli un messaggio. Mandate un messaggio, come ti chiami sul gioco. Pensa sta facendo sto Big Jux. Sarebbe un figo comunque. Sarebbe sì, un figo. Morto di fame, ma figo. Un pezzo di merda. C'è sta Real ancora connesso? Controllo al volo. Real, corca. Oh, mi hanno bannato, mi sbanni, ti prego. No, aspetta. Io non ho i poteri per sbannare. No, è ancora presente. T'ho sbannato? Sì. No, sono sempre bannato. Come si fa? Punto esclamativo, un ban. Efias. Efias o Efias? Clicca sul mio coso, vedi che ci sono, ad esempio, il blocco. Ok, fatto. Ecco, devo farci. Va bene così. Questo simbolo di merda. Ragazzi. Come? Devo mandare un messaggio a Real. Gli arriva se così, no? Dimmi il nome per essere sicuro. Su Facebook o su LOL? LOL. Ragazzi, io vi devo abbandonare. Grazie per la compagnia. Grazie a te, Paolo. Altrettante, Paolo. Grazie di essere venuto stasera. Ciao. Ciao, grazie. Alla prossima. Ci vediamo sul tuo streaming. Ciao.
Allora, Real Mitico, aggiungilo su LOL. No, beh, mi devi dire soltanto il nome. Il nome? Il nome di che? Tu di LOL. Il nome di LOL. Devi dire il nome di LOL, Real Mitico. Sì, sicuramente so che è lui. Hai con Musashi. Con Musashi, sì. A posto, perfetto, perfetto. Vabbè, quindi aspetta, Musashi era il... Era jungler. Jungler. Ma ha scritto con Legend, ma ha detto sì, è il jungler che non sta smaitando. Ok, a posto. No, ragazzi, purtroppo Cannone è andato già a letto, si è già abbandonato, sì. E non siamo rimasti noi, quindi Broderino, grazie di tutto del torneo. Ci sono già state delle iscrizioni al nuovo? Sì, già siamo a 11. Ah, quindi siamo già più che un terzo riempito. Facciamo... Va bene, ragazzi. Io vedo la buonanotte, prima andiamo a dormire che sto caffè. Vata a riposare. È un secondo winner. È un secondo winner. Ma che è? No, è premio di consolazione, non vince niente. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte, ciao. User left your channel. Quindi sta custom. Cosa facciamo, Montone? Ma ora che il torneo è finito, sento un po' triste. Ma sì. Penso che ti guarderò mentre farai una ranked. Ranked o custom? Ah, ma io devo passare una cosa. Aspetta che la carico. Allora, come ben sai, io sto video non sto facendo dei ranked, però la mamma di Otto mi viene a ricordare, fai una cazzo di ranked o perdi, diciamo, la divisione. Quindi, come ben sai, ieri ho dovuto fare, diciamo, una partita ranked di cui la prima ho doggiato, perché la gente era cattiva con me. Sì. Perché avevo preso Lux ADC, ma io volevo andare mid. Cosa? Non avevo capito niente perché ero 4 vick e non capivo che cosa stavano facendo loro. Ho visto Ezreal, data che mi fa cagare come mid lane e pensavo che andava di carry. E invece no, non ha scritto un cazzo, io ho preso Lux installoccato, fiducioso, e sta prendendo con me. Vabbè, dodge, 3 punti, sti cazzi. Faccio il secondo match, tutto bene, vado support. E ora ti linko cosa mi hanno scritto. È proprio lo screen. Bellissimo. Vediamo un po'. Vedrai in mondo visione per parte importante. Hanno fatto sentire apprezzato. E no, la custom no, vi attaccate. Io non faccio la custom con gli italiani. Al massimo una normal. Vabbè, l'hai vinta, 23 punti, wow. Ma te l'hai già lasciato. GVP, GVP is a master Morgana. It was a lucky message. Quindi no, ti ripeto, quando ci fai quei match dove ringraziano l'impegno del support è veramente liberatorio. Orca boia, Kaitlyn 10-2. Quindi tutto merito tu, 15 assist. Wow. Bellissimo Montone di GVP. Quindi altro motivo in più per mettere il like alla pagina di Montone. Comunque ti chiedono la custom, cosa offre questi giovani viewers? Mi dicono che regalate RP, è vero. Paolo ci osserva. No raga, dai, tanto se faccio custom, tanto i viewers se ne vanno lo stesso, quindi... Io oggi non ho ancora giocato, volevo farmi un game, sinceramente. Lo so raga, però... La puoi fare, tanto ve ne andate lo stesso. Montone, te vuoi la custom o la ranked? Guarda, io penso che ci siano almeno altri 9 giocatori che vorrebbero giocare con te. Sono le 10. Io non ce la faccio proprio, non ho la pazienza. Dai custom.
propongono custom a questi bravi giocatori. Si parte, faccio custom e dopo ranked, dai, lo siete meritati, anche se siete venuti solo per Paolo Cannone Montone, ma io me ne sbatto. Quindi ragazzi, scriverò la password in chat, state pronti. Allora, regaliamo una skin a Matti, che era l'unico che voleva la mia ranked. Iper uber mega pagliacci. Nessuno mi ha ringraziato. Io ho creato un game 2-1-25 con Jarvan. Dai, su ragazzi, non va a prendere con Frocian. No, arriva Walt. Ah, devi giocare anche te, Montone. Così che lo counteri bene. L'intenzione era buona di Frocian. L'intenzione era buona, però avrebbe comunque dovuto avvertirci. Metterci comunque a corrente che voleva rimare anche lui la finale. Almeno la cortesia di avere. Allora, pronti? Scrivo un nome a caso. Ecco, stranamente un signor Ugo. Marvash. Royal Succhiator. No. Posso giocare? Ho scritto la password. Dovete entrare in... dovete entrare voi nella custom, ragazzi. Xado! No! Xado non mi vuole carriare. Beh, ma ragazzi, ma più sono squilibrate le squadre, meglio è, perché così il game dura di meno e io posso fare la mia ranked, cioè non è che... Ah, poi devo mettere un po' di musica, ma... Mettendo... Te, Montone, sei ancora vivo? Sì. Oh. Quindi sono equilibrate... Endor. Ragazzi, dovete cercare il mio game, la password l'ho scritta, è Sexy Ginger, e joinare. Ultimi due posti liberi. Gettato la muerte. Eccoci qua, Naruto qui con noi. Si abbandona. Ehi, con Kryndamer, sì, Kryndamer. Basta. Sono felice e onorato di giocare con Kryndamer. Io sono Silver 2K, S2K. Va bene, per me possiamo partire benissimo. Si starta? Sei pronto? Mi spiace. Mi spiace, farò perdere la mia squadra, però... Cioè, gli avversari hanno solo 3 diamond... No. 4... No, sì, 3 diamond, un silver e un platino. Senza posto spettatore, chi è Cleon? Specta. Ribard, ma mi vedi in custom? Sì. Bene, io vado. Secondo me la perdiamo, poi fate voi. Allora. Io fillo. No! Ah, si è buggato a Eldor. Si è buggato a Eldor. Osto, gli l'hanno già fregato.
Quindi metà del team degli Icon. Dici, tanto non serve il traierderino, no? Tanto il mio team perde lo stesso. Paolo Canone è già andato, raga. Adesso aggiorno un attimo di tempo che aggiorno il titolo dello streaming. Eh sì, è andata a riposarsi. E abbiamo proposto di fare lo stream uguale con le sue chiappe aperte mentre dormiva, ma niente da fare. Non gli ha retto. Paga troppo. Via. Sì, questo qui è una custom, Alex Nig. Il torneo che commentavamo è finito. Quindi vediamo un attimo chi sono i partecipanti. Oh, è tornato signor Ugo. Ultimo ban, chi banno? Morgana, Graves. Ma lol. Tanto non prende Urgot neanche. Ma state bannando i pick di Topo Gigio? Eh sì, siamo in custom, raga, siamo in LCS. Dopo lo fai ancora, ci so, voglio direttare un po' di gente. Magari che qui il livello è altissimo, Alex Nig. Sto bannando i miei pick. Mi cade che c'è lo stesso. Ci credo. No. Errore nell'aggiornamento della trasmissione. Perché va così? Dai, su, su. Mi flammano.
Oh mio Dio, Xado con Shaco, veramente. Mi aggiorna il titolo dello stream, che palle quando fa così. Ma tanto devo riavviare. No, Garen, ma che schifo però. L'eroe di Travian è partito per l'avventura. Cosa stai dicendo, Wolf? Allora raga, riavvio un attimo lo streaming per abbassare il ping, sennò così col video in HD non riesco a giocare. Dai, blocca tutto.